A Zermatt si è svolto il campionato mondiale di corse in montagna. Mi sembra importante sottolineare che la squadra italiana è arrivata a prima e si è classificata al primo posto vincendo la medaglia d'oro come squadra con Tommaso Vaccina, Francesco Puppi, Massimo Mei, Gerd e Rambaldini. Secondo me è da segnalare questo evento perché spesso di questi sport non parla mai nessuno e anche quando dei nostri atleti vincono e vincono delle medaglie d'oro non si prendono in considerazione. In particolare mi sembra importante sottolineare che questa corsa e questo risultato è stato premiato anche dal primo posto di Tommaso Vaccina che ha vinto anche la medaglia d'oro nella corsa individuale. Grazie. Grazie a lei. È iscritto a parlare Romano Paolo Nicolò. Ne ha facoltà. Colleghi, vi pregherei di abbassare la voce gentilmente. Grazie Presidente. Ho qua in mano la denuncia che l'altro ieri ho depositato alla Procura della Repubblica di Asti nei confronti del Ministro Angelino Alfano per aver commesso il reato di omissione d'atti d'ufficio. Infatti sono passati mesi da quando con la lettera del 22 dicembre 2014 e poi successivamente con l'interrogazione parlamentare, la numero 301345, ho sollecitato al Ministro dell'Interno Angelino Alfano la nomina del nuovo prefetto di Asti, la cui carica è vacante dal dicembre scorso, e a rafforzare tutti i presidi di sicurezza dell'intera provincia di Asti, che è da tempo sotto organico. Entrambi i solleciti sono stati ignorati, ma mentre gli astigiani continuano a morire. L'ultimo episodio è il brutale assassino di Maria Luisa Fassi, che è stata uccisa nella sua tabaccheria con numerose coltellate proprio pochi giorni fa. E solo una settimana prima, nella centralissima piazza del Palio di Asti, è stato assassinato un autotrasportatore. Ad Asti c'è un diffuso senso di insicurezza perché i cittadini si sentono abbandonati dalle istituzioni. Faccio pertanto l'ennesimo tentativo di sollecito, invitando anche l'Ufficio di Presidenza ad attivarsi affinché il Ministro Angelino Alfano non solo risponda alla mia interrogazione, ma nomini quanto prima il nuovo prefetto di Asti. Grazie. Grazie a lei, è iscritto a parlare l'onorevole Di Battista, ne ha facoltà. Grazie Presidente, mi rendo conto che ormai faccia forse poca impressione, poco scalpore, però pochi minuti fa è stato condannato il leader di Forza Italia in primo grado per corruzione. Si è comprato dei senatori come se fossero delle vacche, e chiedo scusa alle vacche. È importante ricordarlo perché oggi, Presidente, qui si sta discutendo una legge, la buona scuola, che è passata al Senato grazie ai voti di Forza Italia. Cioè Berlusconi, il leader di un partito appunto che sta appoggiando sostanzialmente il governo Renzi, è stato, ripeto, condannato in primo grado, ci sarà la prescrizione perché si sono fatti le leggi a favore, per corruzione. È anche strano che nessuno si scandalizza, non si scandalizza Salvini che ci fa degli accordi, non si scandalizza Renzi che ritiene che vi sia con Berlusconi una perfetta sintonia, non si scandalizza questo Partito Democratico che anche qui ha una maggioranza incostituzionale, abusiva, grazie al Porcellum, che è passato grazie al governo Berlusconi, legge di Calderoli. È tutto abusivo. Ecco, il Movimento 5 Stelle